Corte di Assise di Grosseto, presieduta dal dottor Giovanni Pugliatti. Il processo deve far luce sulla scomparsa di Francesca Benetti, una donna di 50 anni, bella, vedova, ricca e proprietaria di una tenuta, Villa Adua, in località Potazza di Gavorrano. Francesca si era trasferita da poco a vivere a Follonica quando scompare il 4 novembre del 2013. Da allora di lei non si sono più avute notizie ed il suo corpo non è mai stato ritrovato. Il sangue della donna è stato rinvenuto in abbondanza sul pavimento di Villa Adua, dove Francesca era stata vista per l'ultima volta il giorno della scomparsa. Dopo vari tentativi senza alcun risultato, le indagini si concentrano su Antonino Bilella, perché... Dalle prime informazioni assunte da soggetti vicini alla signora, emergeva che c'erano dei rapporti di contrasto, sia dal punto di vista passionale che dal punto di vista economico, contrattuale e lavorativo col signor Bilella. Antonino Bilella, 70 anni all'epoca dei fatti, è di origini siciliane. Lei nella sua vita che attività ha svolto? Cioè, si dovesse, tantissime. Si dovesse definire, che lavoro ha fatto lei? Tantissime. Dal camionista, sì. Al barrista, al sì. Pastore, che l'ho fatto sempre da bambino, che mio papà aveva le pecore. Quindi lei è un pastore? Un pastore? Io ho avuto sempre le bestie. Ha sempre avuto delle bestie? Ai terreni. Ci avevate anche un bar? Scusi? Ci avevate un bar? Un... Ah, quello ci stavo io, sì. Era... A Moncalieri. A Moncalieri? Sì. Era un'attività che gestiva lei? Sì. Ho capito. Ha sempre lavorato tanto. Ha trascorso molti anni della sua vita in Piemonte, in provincia di Asti. Poi nel 2012 si trasferisce a vivere in Toscana. Quali erano le ragioni per cui lui dal Piemonte si trasferì in Toscana? Aveva dei dolori alle gambe e il dottore gli ha detto, beh, se abiteresti al mare forse sarebbe una buona cosa. E lui ha trovato questa occasione di venire, le è sempre piaciuto la terra, il mare, e le ha trovato questa occasione ed è venuto. Gli è sempre piaciuta questa regione e poi ha sempre cercato anche un po' in Piemonte queste coltivazioni di ulivi che poi ha trovato più in Toscana che da noi e quindi si è trasferito. Prima di trasferirsi dove abitava, cosa faceva? Abitava con noi. Casa sua insieme con lei? Insieme con lei che viveva? Non in letto. No, cioè, questo era suo figlio Luigi. Sì. Luigi. Lei è stata con il signor Antonino Bilella? Sì. Per quanto tempo? Ci siamo sposati il 3 ottobre del 1968. 68. Uh-huh. E siete stati sposati prima della separazione per? 40 anni. Per 40 anni. Uh-huh. Le ragioni della separazione dopo così tanto tempo quali sono state da suo marito? Sono state che lui è venuto ammalato, gli è venuto la pressione che andava su e giù e allora è stato male. Io sono andata da mia mamma e sono stata dietro a lei che erano anziani, era anziana e così ci siamo un po' allontanati. Sì. Dopo che ci siamo allontanati, ci siamo raffreddati un po'. Scusi, non ho capito. Ci siamo raffreddati un po'. E abbiamo deciso di separarci. Vi siete separati perché in realtà, non ho ben capito, cioè avete smesso di parlarvi dal niente. Il nostro amore si è raffreddato. Perché, come? Il nostro amore si è raffreddato. Ecco, però non è che si è raffreddato perché lui aveva la pressione arteriosa alta. No, non ha niente, non c'era più niente da. Lei sa le ragioni per le quali fondamentalmente incompatibilità di carattere, direi. Cosa significa? Cioè se può in questo caso dovrei andare a tirar fuori un episodio che accadde va bene, sì. Credo che questo sia anche un po' troppo in là, non credo che ci interessi cosa sia successo nel 2006. C'è stato un tradimento forse, qualche cosa? Non so io. Non so di tradimenti. Il tradimento è
testamento l'ho domandato io. Ah, ecco. No, no, suo figlio ha detto... Mio figlio non credo che abbia detto che ci sia stato... No, infatti suo figlio non me l'ha detto, volevo sapere se me lo diceva lei. Suo figlio ha detto che avrebbe dovuto tirar fuori un episodio che accadde. Volevo sapere se lei è in grado di precisarlo questo. Non so di quale episodio stesse parlando. Va bene. Perché si è separato da sua moglie? Per carattere. Abbiamo avuto una questione a Torino e allora ci siamo un po' scombussolati. Non andavate d'accordo? No, ma ci rispettiamo. Ce l'hai un carattere diverso del mio e io sono fatto che a posto di bisticciare me ne vado a un altro posto e basta, ma non con la mia famiglia, anche con un altro, se c'è da bisticciare io. Antonino Bilella prende in affitto una porzione di Villa Adua, la casa di campagna della signora Benetti, e i 16 ettari che la circondano. Antonino era l'affittuario della proprietà della signora Benetti, viveva nella casa della signora Benetti presa in affitto e lavorava ai terreni che la signora Benetti gli aveva dato in gestione. Bilella Antonino, lei lo conosce? Sì. Da quanto tempo? Ma io Bilella Antonino l'ho conosciuto una quindicina d'anni fa. L'ho conosciuto in una circostanza... a casa di un certo Parrucci, che eravamo tutti e due interessati a comprare lo stesso gregge di pecore, ci siamo conosciuti, poi sa com'è, lui mi disse era siciliano, io ero siciliano anche io, di lì si è tenuto un contatto telefonico, lui mi disse che era interessato a prendere l'azienda in affitto in questa zona che gli piaceva e la Benetti mi aveva detto che voleva affittare questa azienda, io gli diedi il suo numero di telefono perché non avevo tempo di stare dietro alle sue chiacchiere. E gli diedi questo numero di telefono, si sono trovati poi il numero di telefono della Benetti l'ho dato al Bilella. Sì. Senta, ma con la signora che rapporto c'è? Lei come padrona, anzi le devo dire una cosa, tutti questi titoli nel giornale, il custode della signora, io non sono un custode, io ho pagato l'affitto, era affittuario, è 2 anni che mi sbattono in faccia il custode della padrona, io ero per conto mio e voglio che i giornali lo scrivano questo. La ringrazio, questo sono. Io non mi deve ringraziare, lei può dichiarare quello che vuole. No, è una cosa vera. Fino al giornale di ieri l'ho letto. Il custode era la padrona. Io non ero, anzi ho pagato l'affitto anticipato. E c'è l'assegno circolare che parla. Quindi con la signora c'era solo un rapporto di lavoro? Un rapporto di lavoro. Un rapporto assolutamente piacevole, cordiale, molto rispettoso. Così di cortesia, perché uno non è un cane, io le rispetto, io sono umano, la gente le rispetto. Non mi parlo mai assolutamente male di lei. Ha mai chiesto alla signora Benetti se voleva allacciare con lei una relazione sentimentale? Allora le spiego, quando è venuto di Asti, di Colonio Monzese, io l'ho aiutata anche quella volta che è andato all'ospedale, diverse volte. Sì, poi ci arriviamo. Sa che ho lasciato Gino, finalmente mi sono liberato. E io mi è venuta una battuta, dico, senti, se vuoi ci possiamo conoscere così. No, perché non ho avuto dei guai quest'uomo. Da quel momento non abbiamo più parlato di me. Si ricorda, io gli ho detto sempre la verità. Ma lei alla signora Benetti dava del lei o del tu? Del tu, perché dal primo giorno che ci siamo incontrati io sono libertina, voglio darmi del tu. Eravamo alla coppia di cose. Io di solito do tutti da lei. In realtà, secondo l'accusa, Antonino Bilella, nonostante neghi, inizia ad innamorarsi di Francesca Benetti, che in quel periodo era in crisi con l'allora compagno, Igino Corazzaniti, e inizia a corteggiarlo. Ha fatto dei regali alla signora Benetti? Dei regali? Regali. Che regali? Che tipo di regali? Dica lei, regali. No, io una volta gli ho regalato una piantina. Una piantina, in che occasione? Eh? In che occasione? Ah, non... Cioè, quando ha fatto gli anni. Ancora era con Gino, perché a lei ci piacevano le rose, che aveva delle piantine dalle volte lì. E un giorno gli ho comprato i terre rose, così. Quindi la piantina e le rose? E le rose, te l'ho detto nell'altro posto. Ma non per qualsiasi motivo, così. C'era Gino, sì, in quel periodo, a casa sua. Vediamo. Perché sto compleanno che ha fatto lei, l'ha fatto con i figli, l'ha fatto con sua cugina, a Siena, non so che sia sua cugina. E basta, l'ha fatto 2 o 3 volte, quindi io in un'occasione gli ho regalato questa cosa, ma no, per fine dei motivi. Quindi lo ha regalato alla signora per il compleanno? Vicino al compleanno, perché gli ho detto prima, l'ha fatto 3 volte.
Non è che l'ha fatto lei perché si spostavano le date. L'ha fatto con suo... Lo ha festeggiato più volte. Ecco. Se lo ricorda quando faceva gli anni la signora? Ma nel, non so, aprile, maggio. 29 maggio. Torna? Senta, lei conosce Villella Antonino? Conosco perché è venuto a prendere dei fiori da me. Lo vede in quest'aula, lo riconosce, presente? Sì. Ce lo può indicare dov'è? No. Che la testa indica l'imputato. Prego. Si ricorda quante volte è venuto e cosa ha comprato? Allora, sarà venuto due volte. E cosa ha comprato l'oggetto? Allora, ha comprato delle rose. Delle rose e la seconda volta? La seconda volta, allora, lo stesso delle rose e poi ha preso una pianta. Sì. Ma doveva essere un regalo? Era, cioè, le volevamo confezionate, però ecco, non è che ha detto le vado... No, la domanda era proprio questa, cioè se ha voluto una confezione. Sì, confezione, sì. E, il colore delle rose lo ricorda? Rosse. Poi non ha più regalato fiori o piante? No, mai più. Villella Antonino, è mai venuto nel suo negozio per fare degli acquisti? Sì. Si ricorda quante volte, cosa ha comprato? Ma mi sembra uno o due volte. Uno o due volte. Cosa ha comprato? Fiori. Due mazzi di fiori, tutte e due le volte. Senta, i fiori, che fiori erano? Mi sembrano erano delle rose. Come Villella si stia trasformando da rude pastore a romantico corteggiatore. Francesca le ha mai raccontato degli episodi relativi a Antonino Villella, però con riguardo al periodo in cui Francesca stava sempre con Igino? Mi raccontò quando stava con Igino, aveva cominciato a fare l'orto e a piantare fiori e a un certo punto gli si avvicinò, che c'era anche Igino lì a Villarba. E gli si avvicinò e gli fece notare come aveva piantato i fiori, e i fiori praticamente erano piantati con le due iniziali FA di Francesca e di Antonino. Ah. E lei gli disse che era un cretino, mi disse a me, e lui andò giù e sbarbò tutti i fiori. E c'era Igino presente? C'era Igino, ma non si accorse di nulla, mi disse. Ah. Francesca, senta, ha mai fatto, piantando dei fiori, delle aiuole, in modo che risultassero delle lettere iniziali a Villarba? Che tipo di piano? Che tipo di... Si è piantato i fiori in modo che, in base al colore, formassero delle lettere. No. In particolare la lettera A e la lettera F. Che significa? Sarebbero le iniziali del suo nome, di battesimo e di quello della signora Benetti. No. Quindi se va a vedere, ci sono delle piantine di rose davanti alla serra e basta. E ce n'è una vicino alla vite, una pianta di vigna, vicino dove si scende nell'orto. Io l'ho portata di Torino, questa piantina. Quindi quello che ha detto Scotto Aldo è falso. Ah, non so come dice lo Scotto Aldo. Successivamente credo che ci sia stato il tentativo da parte di Villella di un regalo importante. Francesca me lo disse molto, cioè molto stufita, ecco, molto sorpresa di questa cosa. Si trattava di un anello d'oro, credo, di famiglia o comunque del Villella, un anello da uomo pesante, che Villella gli voleva regalare come pegno, come segno di questo.
falso, non falso? Quel che ricordo è stato un episodio che mi ha colpito molto, cioè, perché il signor Vilela gli offrì un anello d'oro, suo personale maschile, da fondersi e farsi per lei, perché gli dice: Francesca, ti amo. Ma lei era innamorata della signora Benetti? No, non ero innamorato di nessuno. A me le donne non mi interessano. Io ho la mia età, sono venuto giù per stare tranquillo. E io ce n'è donne in giro, ne devi trovare una per dire che io gli ho detto qualcosa, cioè così di... Non era innamorato di questa signora? Non ero innamorato. No, però prima ha detto che... Io sono ancora innamorato di mia moglie, con tutto che non andiamo d'accordo. Quindi Vilela nega caparbiamente non solo di essere innamorato, ma anche di aver provato interesse per Francesca. E il pubblico ministero, a smentirlo, chiama a testimoniare un suo caro amico. Vilela Antonino lo conosce? Sì. Quando vi siete conosciuti? Quanto tempo fa? Circa 3 anni fa. Che occasione? Per via delle... Noi facciamo paglia e fieno, lui cercava della paglia e praticamente ci siamo messi in contatto per via della paglia. E gliel'abbiamo mandata a Asti, quando stava sempre a Asti. Senta, ma Volpi Lido, lei da quanto tempo lo conosce? Da quando sono arrivato, anzi qualche anno prima, perché mi ha venduto dalla paglia che l'ho portato a Torino per le bestie. E poi quando sono arrivato qua l'ho contattato, sono delle persone squisite, no, brave, e c'è stata un'amicizia, un'amicizia familiare proprio. Siete amici, lo frequentava, vi vedevate? Sì, sì, mangiavo a casa sua. A casa sua veniva Vilela più spesso? Veniva spesso. Ma veniva... Prego. Con la cosa che era solo, la mia moglie e la mia cognata, siccome sono siciliani come lui, ha visto, si era preso un certo contatto di amicizia, dice: Nino, vieni qua stasera a mangiare con noi, o se c'era una festa finivano gli anni o una cosa o un'altra, ma niente di particolare. Certo. Così lui con noi si è comportato benissimo. Poi resto. Allora, lei sa chi era Francesca Benetti? Sì, come no? Sì, sì. La conoscevo anch'io, praticamente ci si era innamorato di questa donna, e questo è quello. Ma Dio Nino, ma se lei non vuole sapere niente, te c'hai 70 anni. Aspetti, lei non vuole sapere niente. Ha detto anche se si è proposto per una relazione con la Benetti, se glielo ha detto chiaramente. Sì. Volpi ha detto che lei si è proposto, era innamorato di questa donna, ha ricevuto un diniego, però lei era insistente, tant'è vero che Volpi dice: se... Questo ha dichiarato lui. È vero questo? No, detto? Non è vero. Non è vero. Non è vero. È falso. Ha detto delle bugie anche lui. Sì. Quello che ricordo io è che una volta disse che diceva a Francesca che lui si era trasferito in Maremma, che si voleva fare qua una nuova vita, e per rifarsi questa nuova vita avrebbe avuto bisogno di una donna come lei, che gli avrebbe voluto una donna come lei. Una dichiarazione esplicita. Lella è un uomo solo a Gavorrano, i familiari sono in Piemonte, ha qualche amico, vive da solo, vede nella signora Benetti una persona che può corrispondere ai suoi sentimenti, che può corrispondere alla sua esigenza di accompagnarsi con una donna. E la signora cosa gli risponde? No, la signora no. Dice: Nino, ma te, ascolta, 69 anni, ti metti a fare queste cose, ma se una donna in città ce ne sono tante donne, così come si parla normale, no? Cioè, è normale. Ma cercare qualche altra, certo. Volevo dire, non so, ecco, lei ha dato questo consiglio, tutto lì. E Volpi cerca profeticamente di aiutare Vilela, vede l'amico quanto è preso da questa situazione, vede quanto è ossessionato dalla signora Benetti, capisce il pericolo e glielo dice. Ma Vilela non lo ascolta. Poi andava sempre a cercarla, se era al mare, in spiaggia o al puntone o di qua o di là.
La seguiva? La seguiva sempre, la seguiva, sì. Questo gliel'ha raccontato lui? Sì, me l'ha raccontato lui. Senta, ma lei è mai andato all'improvviso a casa della Benetti o cercando la Follonica? No. Senza un appuntamento? No, no. No, mai. L'ha mai seguita nei suoi spostamenti? No. Quando andava non al avevo mare. Motivo. Quando andava al mare? E... Come si nuota, come lei si metteva con la testa sotto e quel piede all'aria. Mi ha invitato una volta, siamo andati lì, un'oretta di pomeriggio. Poi abbiamo mangiato un gelato, che lì vicino c'è una gelateria, e basta. Mai più io sono andata... A parte che non mi piaceva che hanno tutto ammucchiato come le mosche. Però i testimoni hanno detto cose diverse. Vabbè, a me non mi risulta. Lui gli chiedeva anche dove vai sulla spiaggia, che cosa, ma lei non è che le ha mai detto questo. Però chiaramente dove andava sulla spiaggia non era difficile trovarla, perché lei frequentava il bagno a casa sua, per cui era molto facile trovarla. E mi disse che un giorno l'aveva trovato sulla spiaggia, che girava. Girava in su e in giù, chiaramente con un abbigliamento anche non molto marittimo, pantaloni tirati a mezza gamba, la camicia aperta di uno che si è improvvisato, e cercava lei. La trovò ovviamente e lei gli disse: che cosa vuoi, anche qui vieni, ma vattene. E lei era anche a disagio, non solo infastidita del fatto che era un intruso nella sua vita e che non lo voleva lì, ma gli dette noia anche perché lei era anche abbastanza pudica, come dire, in costume, te che mi guardi in quel modo, che ho capito benissimo che mi desideri. A lei dette noia anche il fatto di farsi trovare lì in spiaggia. Lei stava anche attenta quando andava a Villado a non avere le magliette late, di non essere provocatoria, perché aveva benissimo capito. La segue quando va al mare, una volta si presenta al mare vestito con calzoni tirati su, mettendo in fortissimo imbarazzo la Benetti, e lei lo ha raccontato alle amiche questo episodio. Senta, sa se Bilella faceva dei regali alla Benetti per cercare di convincerla? Se allora ora glielo dice la mia cognata e la mia moglie. Lui venne a casa mia, dove si può comprare, dice, una tena, un bracciale con Benella. E loro poi dopo ora si interroga loro. Poi sentiremo anche gli altri. E lo dicono loro. Praticamente Nino mi ha chiamato se conoscevo un orefice che ci aveva da fare. La chiamò per telefono? Sì. Se conoscevo un orefice che doveva fare un pensierino, però non mi ha detto a chi doveva fare questo pensierino. Senta, dentro il negozio quindi che c'eravate? C'era io e mia cognata e la signora. Senta, la gioielliera che cosa fece vedere? Un po' di tutto. Un po' di tutto? Orecchini, braccialetti, insomma, un po' di... Ora che mi ricordo, Sì. Cioè, qualcosa... E mentre faceva vedere, Bilella che cosa diceva o che cosa faceva? Niente, osservava. Insomma, stava zitto? Stava zitto, guarda ora no. Mentre guardava queste collane, Bilella che cosa diceva? Niente, poi a un certo punto ha detto, ma quasi quasi è meglio che ci porto lei... Così almeno se la sceglie come gli pare, e boh, poi è andato via, noi siamo rimasti lì. Senta, i prezzi se li ricorda? Sulle 100 e qualcosa. Non ho capito. Sulle 100. Si ricorda quali prezzi vennero detti? So, dai 100, 150 euro lì. Alla fine che cosa comprò? Niente. Niente. Che cosa disse? Che, insomma, se ci ritornava. Si ricorda se lei... è andato una volta a casa di voi e insieme alla moglie siete andati presso una gioielleria? Sì. Cosa doveva fare? Volevo comprare un regalo a mia moglie, ma io ho solo chiesto se c'erano dei prezzi buoni qua, posto di Torino. Per sua moglie era il regalo? Sì. Però ha detto che non andate d'accordo prima. Chi l'ha detto? Cioè abbiamo un carattere diverso. L'ha detto prima lei, sì. E io non mi sarei permesso. Lei ha detto, non andiamo le voglio bene anche se non andiamo d'accordo. Sì, io li voglio bene a tutta la mia famiglia. Ma non è che non so può dire chi l'ha detto, l'ha detto lei prima. E io lo ripeto, io la voglio bene a mia moglie. E lei vuole bene anche a me, però abbiamo due caratteri diversi. Diversi. Quindi voleva fare questo regalo? Sì, io se andavo su a Natale gli volevo fare un regalo. E lei quindi questo regalo a sua moglie lo comprava 3 mesi prima, di Natale? Cosa vuol dire? Ma io non è che lo stavo comprando. No. Sono andato lì per chiedere dei prezzi. Ah, ho capito. Se conveniva qua o conveniva ad Asti. Cosa voleva regalare a sua moglie? Qualsiasi cosa, una collanina o qualcosa che si poteva indossare.
Un oggetto in oro, un bracciale, sì, una collana, sì, gli orecchini, sì, cosa? Non lo so, io ho guardato lì cosa poteva, ma l'ho visto solo così, sentire un po' i prezzi. Poi lui l'ha comprata questa collana? No, me li fece vedere gli appezzamenti, questo, quell'altro, il prezzo, no, ma costa troppo. Ebbene, ora quando viene la signora, ci porto la signora, se poi dopo dice la signora non gli piace, ebbene ci sia lei e compagnia bella. Prese, certo, e andò via, dice ciao ciao. Io ho guardato un po', mi ha detto dei prezzi e me ne sono andato, non ci sono andato più. Quindi se ero interessato a comprare qualcosa ci avrei ritornato. Sono chiare le due tesi in campo. Da un lato la pubblica accusa sostiene che Antonino Bilella aveva perso la testa per Francesca Benetti e per vincerne le resistenze della donna era arrivato fino allo stalking. Dall'altro l'imputato che sostiene che nulla è vero e che il suo rapporto con Francesca era solo. Viene ora raccontato in aula un episodio che, secondo l'accusa, darà la svolta ai comportamenti dell'imputato. Perché per un attimo Bilella si illude di poter arrivare al cuore di Francesca. Francesca è appena... A Follonica era sola perché aveva fatto questo passo importante, no? Di trasferirsi in una città dove non, in fondo non conosceva nessuno. Sì, io c'ero, ma d'estate, no? In questo frangente una volta mi ha raccontato che si è proprio sentita male. Era un attacco di ipocalcemia. La carenza di calcio fa sì che i muscoli delle mani, del corpo, si rattrappiscono verso il busto, con dei dolori, degli spasmi ovviamente muscolari, sia delle braccia che delle gambe, e cominciò una paresi al viso. Però mi disse che era stata molto male, e in quel momento mi disse anche, guarda, quella volta ho creduto veramente che sarei morta. Perché non si capacitava di cosa gli stava capitando. Mentre gli prese questi conati di vomito e era ancora in grado di muoversi, perché dopo lei non era più in grado di muoversi, la chiamò il Bilella perché lui gli portava dei prodotti che coltivava. Della campagna. Sì. La chiamò e lei in un primo momento, siccome non voleva che lui entrasse nella sua casa, non l'aveva mai fatto entrare. Quella volta lei gli disse, guarda, non posso scendere perché mi sento troppo male. A quel punto lui invece disse, ma no, allora se senti tanto male, allora... E chiaramente a quel punto Francesca aprì, perché viste le condizioni in cui stava, avrebbe aperto a chiunque. In un palazzo, premetto, semi disabitato. Per cui lei gli aprì e lo fece entrare in casa. E mi ha raccontato che Bilella si è impaurito tantissimo, che ha chiamato l'ambulanza e che quando l'ambulanza l'ha accompagnato poi in ospedale è rimasto lì per vedere insomma come andava la cosa. Ti disse che era stata aiutata praticamente dal signor Bilella che l'aveva accompagnata in ospedale, che l'aveva assistita. E mi disse anche che dall'altra parte, detto qua non conosco nessuno, è stato molto gentile. Certo, avrebbe aiutata in quelle condizioni, certo, chiunque, anche il postino che suonava al campanello. Senta, veniamo all'episodio del 3 marzo 2013. Quel giorno dove si trovava? Allora, io mi trovavo quel giorno alla Pamme di... Era di mattina, verso le 10 così. Alla Pamme di... Follonica. Di Follonica. E mi ha chiamato. Dice, dove sei? Sto facendo la spesa. Ci può venire a casa mia? Dice che mi sento male. Io vado lì e viene a aprire la porta tutta arranchita così. Dico, qua c'è un divano. Non so se lei è andata a casa sua. C'è un divano, si siede lì e comincia a lamentarsi. Poi a un certo punto si prende le gambe e si arrotolava come un riccio, così. Ma dico, guarda, chiamiamo l'ambulanza. Dice, no, stai tranquillo, adesso mi passa. Siamo stati un po', poi si è arrotolato un po', gli è venuto di rimettere, che si vedeva. Allora io l'ho accompagnata nel bagno, l'ho preso con la mano nella fronte e una mano qua e l'ho arrimesso, scusando la parola, fino alle budella. E poi se n'è andato di lì nel letto, si è messo nel letto. È stato un po', si è arrotolata di nuovo e poi si è messa a gridare. A gridare, il cuore, mi scoppia il cuore. E io ero come, ma dico, cosa fa? Chiama l'ambulanza, lei mi fa.
quella dopo l'altra mi diceva, ma cosa c'è, che ne so, gliel'ho passata a lei, lei che gridava. E poi sono venuti giù, e sono venuti su con la parete. Gli fanno una puntura, io sono uscito di là, gli fanno una puntura e si è calmata. Poi ce la portiamo all'ospedale. E allora lei dice, ma non so se la ricoveravano, lei dice, prendimi qualcosa, magari mi ricoverano. Mi ha detto, apri sto cassetto, e mi diceva cosa c'era qua, cosa c'era là, e l'ho messo in una borsa. Arriva a Massa Marittima, siamo stati tutto il giorno lì, tutto il giorno, fino alla sera alle 11:30. Poi gli ho detto al dottore, senta, io me ne devo andare, oppure l'ha ricoverato, no, ci aspetti, gli facciamo l'ultima prova e poi la mandiamo via. Dopo un po' viene questo dottore dal pronto soccorso, ci può andare via. E siamo andati via. L'ho portato a casa che era quasi mezzanotte, e entra a casa, dico, se hai bisogno, se no non me ne vado. Dici, sto tranquillo, poi ti telefono se ho bisogno. Ho telefonato e mi ha detto, dice, mi fa male alla testa, ma dice, sto meglio. Il racconto di Birella è in contrasto con quelli delle amiche di Francesca, le quali affermano che l'imputato si era presentato per caso a casa dell'amica, ma confida loro un fatto che l'aveva infastidita in modo particolare. Ascoltiamo. Entrò, e questi sono i commenti di Francesca, entrò nella sua casa, in qualche modo la sua privacy violata, vide le sue cose, toccò le sue cose, la sua casa, e purtroppo quelli del 118, che l'unica persona oltre a lei che non si poteva muovere in quella casa era lui, gli dissero, guardi che la signora potrebbe avere bisogno di essere ricoverata, per cui prenda degli indumenti personali. Francesca mi diceva, lui ha frugato tra le mie cose, nel cassetto, lui è diventato ancora più ossessivo. Questo è il racconto di Francesca. Senta, quando prende gli vestiti, gli indumenti della signora Benetti, prende anche degli indumenti intimi? Ma ha detto cosa gli dovevo prendere lì? Anche delle mutande. Mutande, reggiseno? No, nessun reggiseno. Cioè, solo mutande. Sì. Ma lei mi ha detto dov'era il cassetto, io l'ho preso, gli ho fatto vedere e l'ho messo nella borsa. Ma perché, no, come dice, ma perché gli ha detto a lei di prenderle? E chi c'era? Non c'era nessuno. No, non poteva la Benetti. Ma se lei era così sul letto sembrava morta. Ma stava malissimo. Se le dico quando gli hanno fatto quella puntura, è rimasta così, però gli occhi li girava, fai stava questo, fai. Quando tornate a casa, lei ha chiesto se voleva la Benetti di rimanere a dormire lì a casa sua? Allora, io gli ho detto così, senti, se tu vuoi, io ho detto, c'è sto divano, io mi metto qua, non è che dormo, e tu te ne vai a dormire lì, nella camera da letto, se hai bisogno ci sono. No, no, dici, vai tranquillo, ma io me ne sono andato. Non è che gliel'ho detto uno scopo, quella non stava neanche in piedi. Anzi, quando siamo arrivati, scesa dalla macchina, mi sono tolto la giacca e gliel'ho data che si è coperta. E dopo questo episodio l'imputato si illude ancora di più, si invaghisce, pensa che ci siano delle possibilità, pensa che sono due persone sole, lei è sola, lui è solo, e quindi pensa che possano essere le persone giuste per stare insieme. E inizia a tenere delle condotte che vanno gravemente a molestare la serenità della signora Benetti. Quindi, secondo l'accusa, inizia un'escalation di ossessiva invadenza da parte di Bilella nei confronti di Francesca, come dimostra l'episodio avvenuto 4 mesi prima della scomparsa della donna. Ascoltiamo. Senta, lei ricorda di un intervento il giorno 17 giugno del 2013 presso l'abitazione di Benetti Francesca? Sì, allora noi fummo chiamati dai vigili del fuoco, mi sembra, in quanto un signore da fuori diceva che non rispondeva al cellulare e quindi temeva che si fosse sentita male. Mi telefonò e era disperata perché disse che aveva sentito il Bilella e gli ha detto che gli doveva portare della roba. E lei gli disse, va bene, dove ci troviamo? E lui gli disse, ci vediamo alla ferrovia. Di solito, prima di questo episodio, quando lui gli diceva la ferrovia, si incontravano alla stazione. Per cui Francesca, avendo il telefonino scarico,
aspetta un quarto d'ora, 20 minuti, lui ha detto che era già lì a Follonica, non lo vede arrivare e va in palestra. Fa un'ora di palestra e quando esce c'erano i vigili del fuoco, i vigili urbani, che dice: ma è lei Francesca? E dietro c'era Bilella, lei raccontava, dice, con tutta la camicia aperta, tutto sudato. E dice: sì, perché? Dice: che è successo? Dice: allora è viva. E dice: certo che sono viva, perché? Dice: ah, perché, cioè, niente, ha fatto la denuncia che lei si sentiva male, insomma. E dice: no, io sono viva, sto benissimo. Dice: ma magari dopo, più tardi, non starà tanto bene. E dice: perché? Dice: perché abbiamo fatto irruzione a casa sua e principalmente gli avevano forzato e piegato tutta la porta persiana, avevano tentato di aprirgli la porta blindata, quindi gli avevano fatto questi due danni, non riuscendoci gli avevano sfondato la finestra che aveva nel corridoio dell'atrio delle scale. Il problema, oltre alla finestra, era che un doppio vetro, era che sotto la finestra aveva la scrivania nuova di vetro, anche quella con il computer, per cui gli aveva fatto un danno immenso, era disperata. Infatti gli disse in quell'occasione, si rivolse a Bilella e mi disse che, cioè, gli ho gridato in faccia che per qualsiasi motivo lui non si deve più interessare della mia vita, che anche se muoio non dovrà essere lui a decidere come intervenire, ma sarò io a chiedere aiuto a chi mi pare. Allora, un episodio che mi ha raccontato, che mi è rimasto impresso perché mia mamma era veramente arrabbiata in quell'occasione, è stato quello in cui Bilella ha chiamato, mi sembra, i vigili del fuoco, perché non trovava mia mamma, avevano appuntamento e mia mamma, non si erano capiti, si erano fraintesi sul luogo dell'appuntamento. Sì. E Francesca capì alla stazione, per cui presa andò alla stazione, invece lui magari intendeva la ferrovia che passa dietro casa di Francesca, e lei andò alla stazione, lo aspettò un po', prese e andò in palestra. Uscì dalla palestra e ci trovò un sacco di gente, i vigili del fuoco, tutta la gente che guardava, tutta la gente così. Si chiese che cosa fosse successo e dalla gente uscì lui tutto agitato: dov'eri, t'ho cercato, credevo tu fossi morta, gli disse. E lei si arrabbiò tantissimo e gli disse, mi ricordo le parole testuali, e gli dice: lasciami in pace, ma lasciami morire. E i vigili del fuoco, ovviamente, per entrare avevano spaccato una scale, erano saltati con gli scarponi nella scrivania di cristallo. Guarda, hai fatto, ora mi ripaghi i danni, ma come ti sei permesso, perché non ti rispondo al telefono? E quella volta andò veramente su tutte le furie. L'episodio del 17 giugno 2013, quando lei non la trova a casa e chiama i vigili del fuoco, il 118. C'è. Posso parlare? Come mai le ha chiamati? Allora le spiego, io non so se gli ho portato qualcosa, io sono di Via dei Pini, sì. E lei mi dice: 5 minuti scendo, lì c'è un parcheggio nella strada, lì c'è una ferrovia, vado nella macchina, aspetto 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, vado di nuovo, sono, non mi risponde più nessuno, la chiamavo a telefono, ma lì avrò fatto 40 telefonate quella mattina, di continuo, non preoccupato. Mi sono preoccupato. Perché mi ha detto 5 minuti scendo. Se mi diceva devo andare via, io me ne andavo per i quattro mesi. Ho detto: aspettami 5 minuti scendo. Allora il telefono è 118, come 115? 118. 118 è l'ambulanza. L'ambulanza. Dico: senta, mi capita questo e questo. Che facciamo? Che ne so cosa facciamo. Se dovete intervenire. Se allora interviene, ma sono venuti. Hanno aperto la porta. E abbiamo visto che non c'era nessuno, dico: meno male che non c'è nessuno, che hanno rotto la finestra. Dopo io mi ricordo che lei andava in palestra, gli ho detto a sti vigili, e allora lei dice: venga dietro di me, si è tenuto la carta d'identità, io seguivo, e mi portano a questa palestra. Lei, come arriviamo a questa palestra, stava slegando la bicicletta che era appoggiata sotto quella pianta, non so, questa palestra. Dov'è? Ho detto: Francesca, ma
dici, io ti aspettavo alla stazione. Come alla stazione? Io ti ho detto alla ferrovia. Comunque lei tranquilla, io non l'avevo mai vista così. Non si è agitato di niente. Siamo andati a casa, non ha detto niente. Cioè, al carattere che aveva lei, doveva fare un casino. Perché che carattere aveva la signora? No, un carattere abbastanza, come si dice, un carattere robusto, robusto, cioè... Quindi quel giorno non si è arrabbiata la signora? No. Per niente? Sono rimasta meravigliata. Meravigliata. Ma era veramente molto, molto, molto arrabbiata, perché insomma... Si era sentita proprio, ma come posso andare nemmeno in palestra e ti impaurisci per che cosa, poi, cioè, che vuoi da me? Però io ho quattro testimoni che mi dicono che quel giorno sei arrabbiata eppure parecchio. Una bella parte. Tiene che Antonino Bilella non aveva solo degli atteggiamenti di eccessiva attenzione, protezione e cura nei confronti di Francesca, ma vi erano vere e proprie molestie che la donna aveva confidata alle persone care. Come quella volta che di ritorno da Siena aveva trovato l'imputato ad aspettarlo alla fermata dell'autobus. Mi ricordo che lui mi disse che lui l'aveva trovata alla fermata dell'autobus e quando scese con un fare molto confidenziale come un fidanzato, quando lei scese lui cercò di baciarla e lei rimase proprio un po'... Non solo che se la facciano arrabbiare, ma dice poi, ma di fronte alle persone, questo che mi si presenta sempre così come fosse il mio fidanzato, mi fa anche vergognare, oltre a un senso di che non voglio che mi baci. Che non... È mai andato ad una fermata dell'autobus aspettando che la Benetti tornasse? Sì. Sì. Te lo racconti. Lo racconto? Sì. A Siena. Da suo cugino, non so chi sia se suo cugino. Sì. E io l'ho preso da casa sua, lei via dei Pini, ma di qua sempre di sotto, e l'ho portato alla stazione. Allora gli ho detto, quando torni, dico, mi dice quando torni, che... ma io dice un giorno o due sto lì. Poi mi ha telefonato e mi ha detto che arrivava di sera. Quindi aveva un appuntamento. Sì. Non è che io ci sono andato apposta, non mi sarei mai permesso. Anzi, le posso dire una cosa, quando è scesa dal pullman, era sola. E quello del pullman gli aveva detto, ma che pioveva, dico l'accompagno io. Dice no, c'è un signore che mi aspetta qua. Io l'ho preso, l'ho portato a casa, arrivederci. Ma eravamo d'accordo, io l'ho preso da casa e l'ho portata lì, quando è partita. No, sono andato ad aspettarla al pullman. Però abbiamo sentito Lorenzetti che ha detto che la Benetti quel giorno era molto infastidita ad averla trovata al pullman. Non è vero. No, non è vero, per me era tranquilla. Mi ha salutato, l'ho accompagnata a casa. E poi... Lei mi raccontò di episodi nel quale Bilella cercò di abbracciarla e toccandole il seno, quindi questo qui, lei la infastidiva tantissimo. La seguiva in spiaggia, gli telefonava continuamente, l'ha trovata, e queste sono le vicende che io conosco, l'ha trovata alla fermata dell'autobus e la voleva baciare, gli ha toccato il seno. Quella è stata l'unica occasione che Francesca le ha raccontato in cui è riuscito a toccarla, a palpeggiarle il seno? No, anche un'altra volta quando sono andati al bar, mi raccontò che comunque diceva, visto, anche oggi ci ha provato, siamo andati al bar, cioè siamo andati giù, ci siamo trovati, mi ha voluto offrire un tè, e dice io l'ho scacciato e gli ho detto che se lo fa un'altra volta lo denuncio. Senta, lei ha mai messo le mani addosso a Francesca Benigni? No. Ha mai toccata? No. Mai non c'era motivo, no? È mai toccato il no, la signora? No. Gliel'ho detto prima, io sono una persona molto educata. Lei ha mai raccontato al Volpi di avere toccato la Benetti? No. Di averle toccato il seno? No, no. Senta, Bilella le ha mai raccontato di avere toccato la Benetti, di aver avuto un approccio fisico con sì, la sì, Benetti? Sì, sì, sì. Ma ha detto, ma lo sai, mi è capitata qui, vedi, dice qui, l'ho presa. Gli ho toccato una mammella. Lei mi ha detto, guarda che io, dice, ti denuncio, Lo sa cosa ha detto Volpi, però? Ma lui può dire quello che vuole. E mi ha detto che è amico suo, siete sempre andati d'accordo. Ma io gliel'ho detto prima. Non ci sono stati mai motivi Aspetti, di silenzio. Perché gliel'ho devi detto prima. Delle bugie? Alla testimonianza, mi meraviglio che uno che lo riteneva amico ha detto queste cose. Quindi c'è rimasto male. Non è di stomaco suo che l'ha detto. Non l'ha detto lui quelle cose? No, l'ha detto lui, ma secondo me, sforzato l'avrà detto. È stato costretto. Non lo so. Non lo so. E secondo l'accusa,
mi testimoni è tutto vero e la passione di Belella verso la bella Francesca è dimostrata anche dalle centinaia di telefonate con cui l'ha perseguitata. Francesca mi ha raccontato che sì, a livello di telefonate, poi anche quando era con me, cioè per dire, lei diceva eccolo, è lui, eccolo, eccolo, guarda un'altra volta, ancora, ancora, e lei non rispondeva spesso, però poi chiaramente rompiballe, diceva. Ecco, quante volte chiamava in un giorno? Quante volte? Quando è capitato che lei stava insieme a Francesca? 3, 4, 5. Mentre eravate in Grecia all'isola d'Elba, telefonò. Sì, nonostante che lei gli disse, perché visto quando all'estero si paga a metà per uno, lei gli disse guarda non mi telefonare per una settimana perché non voglio sentirti, perché ho da andare, lei gli disse che andava da una sua amica, perché lui chiese ma dove vai? E dice vado da una mia amica. E invece puntualmente no, gli telefonò. Per quale motivo lo sa? No, non mi ricordo. Si capiva dalle risposte che lei dava che non erano, che erano telefonate che non avevano significato, le volte che lei rispondeva, perché poi spesso non rispondeva. I contatti nel periodo preso giugno-novembre sono numerosissimi, ne abbiamo 357 di Bilella verso la Benetti e solo 36 della Benetti verso Bilella. Vanno da un minimo di 2-3 a un massimo anche di 10-11 telefonate al giorno, dalle 8 alle 22-22:30. Lei telefonava? Sempre per motivi di lavoro. La chiamavo se c'era bisogno di qualcosa, poi se non rispondeva continuavo a chiamarla finché non la trovavo, basta. Sì, le sto chiedendo di spiegarmi i motivi del lavoro che la portavano a chiamare la signora. Sì, per motivi di lavoro. Sì, se me li può spiegare, se me li può precisare, se mi fa degli esempi. Diceva cosa hai fatto, cosa non fai, cioè, perché era tutto questo terreno abbandonato, c'era da fare tanti lavori. Dalle volte c'era qualche da spostare qualche pianta, io glielo chiedevo sempre, perché lei voleva sapere tutto. Nessun motivo avevo di chiamarla. Ma le telefonate assumono, secondo l'accusa, un'importanza probatoria enorme, perché dimostrano come Bilella da tempo aveva maturato la volontà di sopprimere Francesca. Infatti, nel mese di ottobre, un mese prima della scomparsa della donna, Bilella chiama Francesca per ben 135 volte. E la finalità, secondo l'accusa, era quella di attirare Francesca a Villa Adva con qualsiasi pretesto, come quando la contatta il 23 ottobre per informarla della presenza di topi nella sua casa. Francesca mi disse che Bilella aveva telefonato perché sentiva questi topi. E gli dissi, ma guarda che sente topio. Poi il 23, quando tornavo giù, andavo giù a Grosseto, in treno, mi venne in mente di nuovo questo discorso qui. E gli scrissi, comunque prima mi sembra strano che ci sia un topo e che lui riesca a sentirlo dall'altra parte del muro. Ha ragione a pensare che ti mangi, perché lei aveva paura, dice io poi ho anche paura dei topi, perché ho paura che mi mangiano i piedi, Francesca. E io dissi, hai ragione a pensare che ti mangia i piedi, per sentirlo dall'altra parte dell'appartamento deve essere grosso almeno come un cane, perché altrimenti come si fa a sentire un topino da un appartamento all'altro? E Bilella chiese a Francesca di andare a Villado perché aveva sentito questo topino. Perché lui diceva che aveva sentito questo topino. Se davvero ha sentito del rumore è più probabile che abbia lui in cantina, con i formaggi che ci terrà, solo l'odore sai che esca che è. Senta, la storia del topolino, lei se la ricorda? Topolino? Non ha chiamato la signora dicendo che c'era un topolino dentro la casa sua? Che topolino? I topolini ne parlano? No, topolini, non lo so, lo dica lei. Parla. Ah, non lo so. Parla. Non parla. Perché gli dovevo dire che c'è un topo? Nella casa mia o nella casa sua? A casa della Benetti a Villago. E come faccio a sapere che c'è il topo a casa sua? No, io non gli ho parlato di nessun topo. Poi il formaggio non ce l'ho in cantina, ce l'avevo nel frigo. Come vede, sarà una domanda un po'... Ha detto una cosa falsa. Falsa? No. Per me non mi risulta, non è vero. Senta, ricorda che era pericolante? Sì. Che cosa mi dice su questo? Cosa gli dico? Gli dico che era da togliere, sto piede. Ha chiamato la signora Benetti per questa cosa? Sì. Si era rotto un ramo di pino... Dicevo che ho chiamato la signora, ma dico Nino, ma che ci vuole da questo ramo? Ma dice, chiamata e venga qua perché io non voglio niente, ma io prendi
te lo levo io, che ci vuole a Leone? Ci vuole poco. Cioè lui ogni cosa praticamente la chiamava, perché forse per altri motivi, per volerla vedere, non lo so, che destra c'era a lui. Lei aveva delle remore andare a Villado da sola ed aveva paura in qualche modo anche di qualche sua aggressione sessuale? Aveva comunque il timore che la persona gli potesse mettere le mani addosso o potesse farle qualcosa, ma non certo di essere uccisa. E anch'io, se ritenevo che ci potesse essere qualche pericolo, ci poteva essere qualche pericolo, sicuramente non l'avrei mai lasciata andare da sola. E perché la Benetti quel giorno va da sola? Perché va a Villadua? Perché, continua il pubblico ministero, quel 4 novembre Francesca Benetti andò per cacciare Antonio Nobilella, per liberarsi di lui che non sopportava più. Ma secondo l'accusa l'imputato non aveva alcuna intenzione di lasciare Villadua, perché non sa assolutamente dove andare. Ma quale legame contrattuale esisteva fra Bilella e Francesca? Sappiamo che Bilella viveva in una porzione di Villadua e ne aveva in affitto il terreno di 16 ettari che la circondava. E quali erano i suoi progetti su quel terreno? Senta, Bilella Antonino le ha detto che tipo di attività voleva fare lì presso i terreni della signora Benetti? Sì, cosa voleva fare? Mi disse che in un primo momento voleva fare, interessavano le olive, poi dopo voleva recintare tutto, voleva mettere sulle pecore, voleva portare sulle pecore che c'aveva in montagna, le voleva portare qui perché voleva fare la trasformazione del latte, insomma era interessata a questa cosa che qui, e spesso e volentieri veniva da me e mi diceva voglio comprare qui, voglio comprare là, però e basta, perché poi dopo non compravamo niente e io da volte non glielo dissi anche, si va da Torino, io c'ho da fare, venite tutti i giorni qui, voglio comprare, comprale, se devi comprare ste pecore, e chiudiamo la discussione. Quindi l'allevamento, io non l'ho mai visto. Lei aveva fatto un contratto per il costo di 300 euro al mese pagabili a fine anno. Quindi ha stipulato questo contratto con Bilella Antonino. Con Bilella Antonino, Spagna, e nell'ultimo periodo, in particolare a partire dall'estate, mi aveva detto di non essere contenta dell'operato del Bilella. E lei mi diceva che avevano... Dopo che Bilella aveva preso visione di tutta la tenuta andando a piedi per la, insomma, in giro intorno alla casa, avevano stipulato a voce tutti i lavori da fare, cioè l'aratura, la potatura, la pulizia di tutto il terreno, eccetera. Però adesso si era limitato a coltivare un orticello lì vicino. Le è capitato anche passando lì vicino di vedere i terreni della signora, di proprietà della signora? I terreni l'ho sempre visto nella stessa maniera, non ci hanno mai fatto niente. Per giustificarsi di questa cosa aveva fatto scrivere una lettera a mia madre, penso buttata giù da un avvocato, in cui diceva che il terreno presentava sassi, insomma delle difficoltà tale per cui lui non aveva gli strumenti e i macchinari giusti per ararlo. Mia mamma chiaramente non ha preso bene questa lettera perché sosteneva che Bilella aveva visionato tutta la proprietà, quindi non poteva a distanza di tempo reagire in questo modo. Quindi voleva sciogliere il contratto, sì, e mandarlo via. Di questo ne ero sicura. Me ne ha parlato anche il giorno prima della sua scomparsa, quando l'ho sentita. Il 3 novembre? Il 3 novembre, esatto. E nel momento in cui la Benetti gli fa capire chiare lettere, contestandogli tutte le sue negligenze, che la sua decisione di cacciarlo è presa e verrà eseguita a breve, la sua visione è a tinte fosche, perché si ritroverebbe